L'arrampicata è sempre salutare? Quali sono le controindicazioni dell'arrampicata? Ma soprattutto, stai attento a come la pratichi? In 30 anni di pratica ad altissimo livello e 28 circa di insegnamento, sono in corso e ho riscontrato migliaia di patologie legate alla pratica di questa disciplina. In questo video ti voglio presentare Kelios e avvalorare i principi di salute e sostenibilità che alimentano la metodologia e la disciplina Kata Climb. Kelios, raccontaci un po' di te. Chi sei? Ciao Marco, sono Kelios Bonetti, dottor Kelios Bonetti, sono un medico chirurgo, una specializzazione in ortopedia e traumatologia, e quindi faccio l'ortopedico fondamentalmente, traumatologo. E niente, sono esperto in patologia arrampicatoria, in quanto sono anni che mi occupo di questa branca particolare, è dal 2004, quindi sono 17-18 anni. Quindi, in parole povere, su cosa effettivamente lavori? Sì, quindi fondamentalmente sono un chirurgo ortopedico, perché l'ortopedia è chirurgia, ma ovviamente prima la chirurgia nel climber, ma anche non nel climber, bisogna ricorrere a tutto quello che c'è prima, dalla correzione del gesto alle terapie fatte nel modo dovuto, perché agiscono nel punto dove servono, non a caso, e anche se come sempre l'importante è la diagnosi, ciò che distingue è fare una diagnosi precisa, perché solo con la diagnosi si può capire qual è il problema reale e quindi mettere in moto tutto per andare curato, altrimenti senza diagnosi è impossibile. Quindi fondamentalmente il mio lavoro è fare la diagnosi e poi quello che c'è dopo viene tutto facilmente, anche se a fare un intervento, un'infiltrazione, tutto quello che c'è dopo la diagnosi è facile, è difficile capire cosa ha il climber in quel momento. Come ti sei avvicinato all'arrampicata, Kelios? Così un po' come penso per la 90% delle persone, per caso un mio socio mi ha detto di venire all'arrampicata, ho detto ma sì, proviamo, e lì è stata la fine, perché una volta provato sapete che poi non si smette più, un'attività diciamo totalizzante, cioè quando cominci, se sei seduto sul water e dici sì, devo fare un bilanciamento esterno. Quindi da lì a cominciare a trattare i climber, il passo è stato breve, anche perché sai, quando tutti gli amici un po' ti chiedono, e l'inizio è stato difficoltoso, l'inizio è stato molto difficoltoso, perché la patologia arrampicatoria è molto differente dal resto dell'ortopedia e della traumatologia sportiva, in quanto c'è il problema della riserva funzionale che è molto ridotta, e quindi i trattamenti che ero abituato a vedere andare bene in altri sport, in arrampicata, il primo periodo è stato traumatico perché non funzionavano. E però è stata anche una sfida, perché io ho dovuto capire perché non funzionavano. Piano piano, un passato alla volta, anche con l'aiuto di altri colleghi, sono riuscito a capire un po' come funziona la patologia arrampicatoria. E cosa ti ha spinto a creare il tuo canale Patologia Arrampicatoria? Perché ho deciso di fare il canale di Patologia Arrampicatoria, il canale YouTube, che se non l'avete fatto andate, cercate canale Patologia Arrampicatoria, iscrivetevi e guardate i video soprattutto. L'ho fatto perché io da quando ho cominciato a capire un po' come andavano le cose, perché ragazzi, 20 anni fa, quando avevi male, avevi sempre una tendinite. Per tutte le tendinite ottenevo tutte tendine. Poi ho cominciato a guardare, ho cominciato a dire, guarda un po' che non è proprio tendine la pulizia, perché ai tempi in Italia questa cosa non si sapeva. E ho cominciato a dire il discorso della pulizia, però il discorso della pulizia, come va trattata, prima dal punto di vista del risparmio, poi dal punto di vista il trattamento infiltrativo, iniettivo, poi si è cominciato a capire che il cortisone non andava bene, perché per anni, negli anni 80, si è fatto un disastro col cortisone, e poi ho avuto la parte chirurgica. Il canale l'ho fatto perché tramite il canale c'era la possibilità di divulgare di più queste nozioni che sono fondamentali sulla prevenzione. Il canale è fatto per prevenire, poi la gente purtroppo arriva sul canale quando già ha avuto problemi, ma il motivo per cui c'è il canale è la prevenzione.
Non è che prima avessi il canale e non avessi fatto niente, perché io sono anni che mi occupo di divulgazione, di prevenzione di patologia arrampicatoria, e prima se chi è abbonato a Pareti avrà letto i miei articoli, c'è il sito di patologia arrampicatoria dove sono tutti gli articoli, ma la rete è un po' cambiata negli ultimi anni e è difficile che la gente vada a leggere gli articoli, per questo si fanno i video. Adesso il canale va bene perché tanti vengono a vedersi il video perché fa anche parte di intrattenimento, non è solo un fatto culturale di prevenzione. E niente, così abbiamo fatto il canale, sta andando abbastanza bene. Cos'è che ti ha mosso a iniziare questa nuova collaborazione con me? Marco, ti ho contattato perché io, lo sai, lo sapete, sono anni ormai che mi occupo di patologia arrampicatoria per i climber. Soprattutto mi sono occupato della prevenzione della patologia arrampicatoria, delle patologie arrampicatorie, perché sono tanti tipi di problematiche, vanno dalla mano, al gomito, alla spalla, al piede. E, però ho sempre fatto questa prevenzione dal punto di vista del medico. E questo non è sufficiente, è arrivato il momento di creare, secondo me, una cultura della prevenzione della patologia arrampicatoria più interdisciplinare, una cultura che vada a coinvolgere anche l'allenatore, anche il formatore come te, Marco, anche il tracciatore, perché? Perché è inutile che io vado a spiegare una cosa ai pazienti e poi se c'è un allenatore con cui non collaboro, quell'allenatore io dico fai così, l'allenatore dice no, fare così. Perché? Perché non tutti gli allenatori ovviamente sono realmente formati, i formatori sono già un po' più formati, ma anche lì c'è tanto da fare, perché sono concetti che non sono più nuovi, ma devono essere recepiti. Perché quello che chi mi segue, magari sul tuo canale, sono scritte persone che già seguono il mio canale e dicono: sì, sono concetti che si sanno da 10 anni questi. Però la maggior parte, perché noi pensiamo sempre a essere conosciutissimi, che tutti abbiano letto i nostri articoli, che tutti vedono i nostri video, ma è solo la punta dell'iceberg che conosce questi argomenti. Per cui ci vuole che tutti quelli che lavorano con i climber abbiano le idee chiare su cos'è la prevenzione. E quindi non è più il momento di lavorare solo sul canale di patologia arrampicatoria, perché lì la gente ci va dopo che si è fatta male. La prevenzione va fatta prima, quindi va fatta con gli allenatori, con i formatori, con i tracciatori. Anche se può sembrare che siano metodi meno allenanti, che poi non è vero, perché chi dice così è perché è ancora legato al vecchio concetto di performance e allena la forza invece che allenare l'abilità. E questo è un concetto vecchio di insegnare l'arrampicata e che si rivolge solo all'apice, ma noi dobbiamo guardare la base dell'arrampicata, perché quelli che fanno l'8A quanti sono? Tanti. Quelli che fanno il 9A quanti sono? Sono già molti di meno. Quelli che fanno il 6A, il 6B, il 6C, il 7A, il 7B, quelli sono veramente tanti, sono la maggior parte ed è a quelle persone che si deve soprattutto rivolgere la patologia arrampicatoria, specialmente a quel segmento di persone che hanno deciso di allenarsi, di prepararsi per alzare un pochino l'asticella. Non parliamo di grado, parliamo di asticella, parliamo di migliorare le proprie abilità, migliorare la propria performance. E c'è il rischio, il grosso rischio, tutti gli allenatori lo sanno, tutti i formatori, che tu alleni uno, quello si impegna per mesi, piccolo infortunio dovuto a sbarattaggine, al caso, alla sfortuna, a non seguire le regole di base, anche se poi io sono il primo che ad arrampicare col freddo non si scalda così, perché poi siamo tutti della stessa pasta, però bisogna andare a agire su quello perché? Perché basta poco per andare a compromettere mesi e mesi di allenamento, mesi e mesi di preparazione. Va bene, dai, un saluto al nostro Marco Nescatelli, iscrivetevi al suo canale, iscrivetevi al mio canale di patologia arrampicatoria e buona arrampicata a tutti. Grazie Kelios, ora vedremo di offrire contenuti che abbiano i due punti di vista in maniera tale da formare in maniera migliore le persone che ci seguono. Grazie, alla prossima.